Ma è il miscuglio, c'è un miscuglio, cioè ci sono tante cose. Quelle che, parlando del gatto, visto che tu chiaramente questo argomento l'hai preso dal gatto, cioè ti sei riferito al gatto, come un gatto è tangenziale, lo chiamo gatto perché siamo amici. Certo. E, c'era, volevamo raccontare sempre insomma con il nostro registro due mondi che non si incontrano. Noi abbiamo raccontato una periferia, non è quella dove sono nata io, che è una periferia comunque isolata, scomoda. Di dove sei? Io sono di Massimina, sono dell'Aurelio, troppa forte, sì. Però Bastoggi, una periferia che abbiamo raccontato nel film come un gatto tangenziale, è veramente un quartiere molto duro, ancora uno di quei quartieri dove insomma la criminalità è molto presente e incide pesantemente sulla vita, sulla crescita dei ragazzi e sulla vita delle persone. E uscire, molto, insomma, uscire da quell'ambiente diventa difficile. Noi l'abbiamo raccontata, abbiamo potuto ironizzare su questo, in realtà è una realtà molto drammatica. Dall'altra parte abbiamo raccontato il personaggio di Antonio Albanese, un intellettuale, nel suo caso milanese, ma insomma sarebbe andata bene anche se fosse stato un pariolino, appunto, che fa un lavoro importante perché lavora per, con il suo sapere, con la sua competenza, lavora anche per migliorare attraverso i fondi europei la vita delle persone che vivono in quel posto. Quindi lo fa con cognizione di causa, lo fa perché ha gli strumenti per farlo, però non conosce la strada, no? Quello di cui parlavamo. Ci sono luoghi in cui la gente è in strada e deve avere a che fare l'uno con l'altro, deve avere a che fare con gli altri, in luoghi molto duri dove la convivenza è già difficile. Insomma si rischia di trovarsi in una polveriera, no? Pronta ad esplodere. Ecco perché ci sono episodi di grande aggressività. E questa è una cosa che all'intellettuale che abbiamo raccontato non succede. Abbiamo raccontato i due personaggi migliori rispetto alle loro provenienze, ovvero un intellettuale vero, puro, onesto, che ama il suo lavoro e che è necessario anche agli altri. E, dall'altra parte abbiamo raccontato una quattona, che è un personaggio che è una persona quasi ingestibile per quanto arrabbiata, per quanto ha dovuto combattere da quando è nata, e che però non crede a niente. Questo è sbagliato, perché bisogna avere fiducia nelle competenze degli altri, fiducia nelle altre persone, ma lei appunto usa questa frase, no? Questo modo di dire, questo luogo comune per cui è tutto un magna magna, dice la cosa che lo manda ai pazzi, perché non è vero, perché non bisogna credere questo. Però la cosa che abbiamo voluto raccontare era un possibile incontro che dura, può durare, secondo noi, nella migliore delle ipotesi, come un gatto in tangenziale, ovvero come una cosa che purtroppo per la bestia dura poco, però questo incontro c'è, e c'è tra due persone che in realtà non si incontreranno mai. Se queste due persone dialogassero, ognuno col suo bagaglio, ognuno portando le proprie istanze anche, si potrebbero risolvere tantissimi problemi. Questa è un'ipotesi che abbiamo fatto, l'abbiamo raccontata in una storia inventata che è come un gatto in tangenziale. Però se così... Se questi due mondi veramente dialogassero e si conoscessero, nascerebbero delle cose veramente molto buone. Purtroppo non sta accadendo, ed è il motivo per cui abbiamo fatto questo film.